Il giocatore del Piacenza Rugby Alessandro Casali, terza linea. Oggi però mi dicono che lei abbia giocato in seconda linea vista l'assenza del capitano. Dico bene, intanto buona domenica, ben ritrovato sulle nostre frequenze. Sì, ho giocato seconda linea, un altro dei miei ruoli, e purtroppo oggi mancava il capitano, è stata una partita dura sicuramente. È arrivata una sconfitta, seppur di misura, per 13-12 su un campo difficile, quello del Capoterra. Un peccato perché per lunghi tratti della partita siete stati avanti nel punteggio. Sì, diciamo che rispetto all'andata dove abbiamo giocato, non meglio, però abbiamo giocato, diciamo, gli abbiamo dato 80 punti, loro ci aspettavano, diciamo, per vendicarsi. A mio parere ce la siamo giocata fino in fondo, qua è sempre difficile fare il proprio gioco, un po' per diversi fattori, un po' la tifoseria calda, un po' la trasferta lunga e pesante, e purtroppo non siamo riusciti all'ultimo a concludere come ci aspettavamo, ecco, insomma. Amorini. Amorini. Ciao, allora, peccato perché proprio nell'ultima azione avete dato la sensazione di poterla vincere ancora una volta all'ultimo istante. Siete stati a un passo dalla meta con una mischia che continuava a spingere. Che cos'è mancato lì? Sinceramente non lo sapevo anche noi, nel senso la mischia era avanzante, il possesso nostro, e non abbiamo intuito bene la scelta dell'arbitro, probabilmente ha visto una spinta storta perché la mischia ha girato da parte del pilone sinistro e ha pensato che magari questo andasse a incrociare. Purtroppo noi abbiamo dominato, ma non sempre l'arbitro ci ha dato scusate, c'è un po' di vento qua a Capoterra, quindi non so se si sente, però Si non sente, sempre l'arbitro grazie. ha fatto la scelta giusta, ma non è sicuramente colpa sua. Ecco, potevamo gestirla meglio in certe fasi, in certe situazioni, tra cui sicuramente la fase di possesso che invece ci è mancata, e questo ci ha fatto arrivare all'ultimo minuto sotto di un punto. Ecco, credi che questa sconfitta chiude le possibilità di vincere il campionato? Ma non si chiude niente fino all'ultima giornata, all'ultimo minuto dell'ultima giornata, non si sa. Adesso io non sono sicuro di cosa abbiano fatto le altre squadre, e bisogna sicuramente crederci, però diciamo che io, come tanti altri giocatori, abbiamo calcato il livello della Serie A, sappiamo quanto sia difficile giocarci e quanto sia importante avere una base solida, una struttura. Sicuramente se quest'anno non c'entriamo la promozione, abbiamo fatto un grande campionato e stiamo gettando le basi per un grande futuro, e la cosa che più migliore forse del Piacenza è il gruppo, la squadra che si sta formando, che è bellissimo, e da quello che ci permette sempre di arrivare a giocarci le partite fino all'ultimo minuto.